11 maggio 1920 diventa santa, la messaggera del cuore di Gesù, Santa Margherita Maria Alacoque. Oggi è un viaggio bellissimo, alle radici di questa devozione che è più che mai vivo. E lo facciamo con la nostra Antonella Ventre, Gianni Vucai, direttamente lì dove tutto è iniziato. Andiamo a Paray-le-Monial con Antonella. Antonella! Sì, Lucia, buongiorno da Paray-le-Monial. Ci siamo spostati proprio davanti alla Cappella delle Apparizioni, perché se a Parigi è la Madonna a parlare a Santa Caterina Rabouret in quella Rue du Bac, qui è proprio Gesù che fa il dono più grande a Santa Margherita Maria Alacoque. Ci rivediamo tra pochissimo e vi portiamo proprio all'interno di questa bellissima cappella che è alle mie spalle per conoscere meglio i luoghi delle apparizioni di Santa Margherita Maria Alacoque. E allora, Antonella Ventre con Gianni Vucai. In Francia, in studio, Don Domenico Romeo, che è parroco di Santa Margherita Maria Alacoque, a Tor Vergata. Grande Don Domenico, che bello ritrovarti. Tor Vergata, quartiere periferico, lo diciamo per i non romani, tanto amore da dare e molto se ne riceve poi da gente semplice che deve essere appassionata all'amore di Dio. Il cuore di Gesù che cos'è? Come lo spieghiamo? Il cuore di Gesù è il cuore di Dio, è Dio che ama talmente l'uomo da diventare uomo stesso, per avvicinarsi talmente a Lui, che questo cuore è all'unisono con quello di Cristo, che vuole salvare l'uomo da quello che è la più grande tentazione, quella di non conoscere il peccato. Il cuore di Gesù ci riporta a una umanità assoluta di Cristo, se ci pensiamo. Questo cuore sofferente, fuori è l'organo pulsante, senza cuore noi non andiamo avanti. Certo. E ci avvicina anche a un Dio che è molto presente nella nostra vita, non è quel Dio lontano, quello che... È un cuore che ha sofferto tanto, questo cuore, oppure così traboccante d'amore, ad un certo punto, insomma, come dire, è divino, più divino di quanto non si immagini. Guarda, nell'apparizione poi di Santa Margherita, in una della la prima o la seconda, Gesù fa vedere proprio questo cuore che è stato tanto offeso dagli uomini. Santa Margherita non pensava di avere queste rivelazioni, tanto che ne aveva quasi timore, aveva quasi paura che fosse solamente una sua fantasia. E Gesù ancora una volta tenta di salvare l'uomo attraverso quello che è quello che è più vicino all'uomo, appunto il cuore stesso di Dio, che ci ricorda molto a quello che è la misericordia di Dio stesso. Misericordia deriva proprio dal latino misericordis, avere un cuore misero per te. Il Signore ci offre il suo cuore, ma ci fa vedere e fa vedere a Santa Margherita che questo cuore è stato trafitto dall'uomo stesso. Non ne ha Gesù quasi amareggiato dal fatto, si legge nelle rivelazioni di Santa Margherita, che è costernato dal fatto che l'uomo non si preoccupa proprio di lui, non si preoccupa proprio del fatto stesso che si perde in cose che lo allontanano da quello che è l'amore di Dio stesso. Quindi che non risponda all'amore che lui ha dato. Perfetto, brava, sì, che non corrisponda a questo amore. Lui che ci ha donato tutto attraverso l'amore che si è fatto concreto, che è nella croce stesso. Allora, rivelazioni, abbiamo cominciato già ad accennare, entriamo nella vita di Santa Margherita, torniamo a Paray-le-Monial, dove tutto, vi abbiamo detto, è iniziato. La vita di questa donna è poi una vita straordinaria e non facile, se ce lo conferma la nostra Antonella Ventre. Antonella, a te, la guida. Sì, Lucia, siamo entrati all'interno della Cappella delle Apparizioni ed è proprio qui, dietro questa grata dove c'è la clausura, che Suor Margherita Maria rimaneva per pregare, guardava proprio il tabernacolo che si trovava lì e ad un certo punto in una delle apparizioni gli appare Gesù che gli mostra il suo cuore. Guardate questo servizio e torniamo qua. Ci troviamo all'interno della Cappella delle Apparizioni e questo è un luogo unico in terra, perché Gesù è venuto proprio qui per mostrare il suo cuore all'umanità attraverso questa giovane, Margherita Maria.
Lei aveva l'abitudine di venire qui a pregare, soprattutto per riposarsi, come dice lei. Tra le numerose esperienze mistiche, apparizioni, rivelazioni e visioni, ne teniamo tre in conto, tra le più importanti. La prima è una dichiarazione d'amore che Gesù le fa dicendole: «Il mio cuore è appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare». La seconda è un lamento che Gesù fa perché dice che l'amore del suo cuore non è ricevuto, non è amato. Le persone sono indifferenti, non sanno che Dio le ama e quindi si lamenta. La terza cosa è la terza grande riparazione, la terza grande apparizione durante la quale Gesù fa una domanda alla Chiesa attraverso questo incontro con Margherita Maria. Soprattutto è una frase che lui dice, che si ricorda: «Ecco questo cuore che ha tanto amato gli uomini». Poi le dice ancora: «Io vorrei che una festa sia celebrata dalla Chiesa Universale per onorare il mio cuore». Sul Calvario, quando il costato di Gesù era stato trafitto, San Giovanni non ha visto il suo cuore, ha visto il suo costato trafitto. Ma l'interpretazione è sempre stata che quel costato trafitto fosse la rivelazione dell'amore di Gesù, che è fonte di vita, anche la fonte di vita della Chiesa. Ma è qui, in effetti, che Margherita Maria ha visto il cuore di Gesù in una maniera misteriosa. Quando Margherita Maria l'ha raccontato alle sue consorelle, ha descritto quello che ha visto, e questo lo possiamo vedere anche qui, sulla tomba di Margherita Maria, ma anche in tutte le immagini, le statue, le raffigurazioni che troviamo nella Chiesa Cattolica, un po' in tutto il mondo, ovvero questo cuore trafitto da una croce e delle fiamme che ne fuoriescono, e tutto intorno una corona di spine. Si tratta soprattutto di un desiderio del cuore di Gesù inviato a Margherita Maria perché venga a consolare il suo cuore, che soffre perché non è amato. Le domanda da una parte di prendere l'Eucaristia il più possibile, soprattutto i primi venerdì del mese, ovvero quello che molti cattolici conoscono, questa tradizione di venire a comunicarsi regolarmente ogni inizio mese. E poi le domanda di passare un'ora il giovedì sera pensando alla sua agonia, lì dove è stato lasciato solo. Gesù, in una delle apparizioni, appunto, chiede a Margherita Maria di pregare insieme a lei nell'ora più dura, quella dell'agonia. Ci rivediamo tra poco, Lucia, e parteciperemo insieme all'ora santa, proprio per stare vicino a Gesù nei momenti più difficili. Ci rivediamo da qui, alla Cappella delle Apparizioni, per l'ora santa. Grazie, Antonella, e comprendiamo questo tono un po' sommesso, l'immagine di una rivelazione in quel luogo. Devo dire che è un'immagine fortissima e impone anche di entrarci in punta dei piedi e con grande, sì, esattamente, con grande rispetto. Don Domenico, io faccio sempre il bastian contrario, certo. Ma Dio ci ama incondizionatamente, ci offre mille possibilità, ci viene incontro, eppure si arrabbia se non gli vogliamo bene, eppure domanda l'amore all'uomo, eppure si lamenta e chiede consolazione per il fatto che l'uomo non lo pensa. Mettimi insieme queste due cose. Più che si arrabbia, Dio non è che si arrabbia. Si duole. Dio tenta di salvare l'uomo in tutto e per tutto. Lo fa attraverso i canali possibili e immaginabili. E la cosa più interessante è che Dio, la sua pazienza è limitata. È talmente limitata che lui ancora una volta cerca di salvare quest'uomo che invece non lo denigra, non lo vuole, lo esclude dalla sua vita. E il Signore, attraverso i santi, che sono le persone umili, ma non solo, la cosa interessante, non solo attraverso delle persone che possono essere sacerdoti o suore, parliamo di Santa Margherita Maria Lacocca, che è di cui ricorre nel 1920 la canonizzazione, ma vorrei ricordare anche dei mistici laici che non hanno fatto la vita consacrata come lo è stato per questi santi, anche Bruno Cornacchiola, certo, che nonostante tutto la Madonna si è rivelata, certo, non ad una santa o ad un sacerdote, ma bensì a un laico. Il Signore si serve di tanti canali per dare la possibilità all'uomo di mostrare quello che è il suo cuore. Senti, Don Domenico, tu hai detto una cosa, intanto specifichiamo, noi ci muoviamo 1647, l'anno di nascita di Margherita, sì. Maria lo metterà dopo quando diventa suora.
No, lo dimetterà alla cresima. Ecco, quindi insomma, quando ha deciso di fare questo percorso, ma è una bambina che il senso di Dio ce l'aveva già scritto dentro. Eh sì, come no. Raccontiamo come no. Un po' la vita, proviamo ad entrare nella vita, anche nell'infanzia di questa ragazzina che da presto voleva diventare suora, ma ha dovuto penare un po'. Lei presto voleva diventare suora, ricordiamo che nasce da una famiglia non tanto ricca. Il papà era un notaio, era un giudice, che però purtroppo muore a soli 40 anni. Quindi la povera piccola Margherita si ritrova già sola e viene portata dai vari parenti, perché la madre pure lei è sofferente, e questi parenti non vogliono, anche perché la decisione di Margherita è quella di già diventare suora. Certo. Tanto che lei desidera ardentemente questo, però i parenti decidono che lei si doveva sposare, quindi la portano a fare feste, a trovare giovani, per trovare che potessero sposarla, tanto che lo scrive nella sua biografia che lei a un certo punto ha un rimorso di questi ricordi. Quando si prepara per la prima comunione fa una confessione e scrive una lettera al parroco, che questo pentimento dura 15 giorni addirittura, quasi come se si sentisse colpevole. La vita nel monastero non è tutta rose e fiori. Tu hai detto lei arriva a dubitare di se stessa quando dopo la prima rivelazione comincia a dire: forse sono matta io, qualcosa è frutto della mia immaginazione. E per questo non ha vita facile lì dentro. Non ha vita facile, perché poi finalmente, quando la mamma comprende che il desiderio di Santa Margherita, Maria, che pare la cresima, a 22 anni riceve la cresima, desidera il nome di Maria perché lei è molto devota alla Vergine Santa, finalmente entra alle suore visitandine della Visitazione, che è un ordine che è stato creato 60 anni prima da un altro grande santo, San Francesco di Sales. E lì lei comincia da 1673, chiedo scusa, alla prima rivelazione. Pensa di essere matta, tanto che anche le altre suore non le danno vita facile, in modo particolare le due madri superiori che lei nel suo percorso di vita consacrata riceve. Molte umiliazioni, presa per matta, derisa. Tanto che Gesù gli dice: non ti preoccupare, perché ti manderò un mio figlio prediletto, amico fedele, e sarà proprio Claude Le Combier, un gesuita. E sarà lui poi a dirle. Sarà lui stesso a dire alla madre superiora: le visioni che ha Santa Margherita sono completamente vere. E da allora. Da allora cambiano le cose, tanto che sia padre Claudio Colombier e sia la madre chiedono a Santa Margherita di scrivere tutto ciò che lei vede e che Gesù rivela. Lei non era una donna che sapesse scrivere, è molto molto umile, quindi anzi addirittura lei non vuole assolutamente, dice, apre proprio l'autobiografia dicendo, questo diario, chiamiamolo così, scrivendo: io sono riluttante a dover scrivere tutto questo, ma per obbedienza lo faccio. Se tu me lo chiedi, lo faccio. Questo, diciamo, il senso dell'obbedienza legato all'amore è un altro dei segreti, tra virgolette, di questa donna che è infaticabile, diventa appunto l'apostola del cuore di Gesù. Torniamo un attimo laddove tutto è successo, abbiamo detto, con la nostra Antonella Ventre e con Gianni Vucai. Torniamo a Parele Monial. Antonella! Ah, sei uscita, che bello. Sì, Lucia, abbiamo lasciato ma solo per qualche istante la Cappella delle Apparizioni, perché ci facciamo ritorno davvero subito, perché per vivere l'ora santa è un'ora davvero davvero speciale e la viviamo insieme. Guardate qua. L'ora santa è stata chiesta a Santa Margherita Maria durante la seconda grande apparizione a Parele Monial. Nella prima Gesù le ha mostrato il suo amore. Nella seconda lei ha chiesto a Gesù di ricambiare amore per amore. Lei vuole amare Gesù. Gesù quindi le chiede diversi segni di gratitudine e di amore per il Signore. Tra questi tre segni c'è l'ora santa.
L'ora santa non è qualcosa di molto gioioso, perché Gesù ci fa ripiombare nella sua agonia. Gesù è in agonia con Pietro, Giacomo e Giovanni. Sta per dare la sua vita per gli uomini e tutti lo hanno lasciato solo, lo hanno abbandonato. Quindi Gesù le dice: Margherita Maria, se tu vuoi sopperire all'ingratitudine degli uomini, ti chiedo di essere con me nella mia agonia. Questa volta non sono io che ti do qualcosa, sono io che offro e ti chiedo qualcosa. Sto soffrendo, sono in agonia e ti chiedo di accompagnarmi in questa ora per essere come un amico che è con il suo amico nel momento della prova. L'ora santa è un'ora di preghiera. Gesù chiede che il giovedì sera, prima della sua morte, noi vogliamo accompagnarlo nell'agonia. Una sera, una notte per essere con lui nell'ora in cui è solo. Le persone che partecipano all'ora santa sono delle persone che amano Gesù, che sono innamorate di Gesù perché è un'ora in cui non c'è niente per se stessi. Non si va per chiedere qualcosa, non si va per ricevere qualcosa, ma solo per essere con Gesù. Questo messaggio dell'ora santa è un messaggio molto attuale nella società moderna, dove l'unico pensiero è: io consumo, io prendo, io ho bisogno di qualcosa. Molti dicono: Signore, dammi qualcosa, Signore, voglio una grazia, una guarigione. Invece quest'ora rappresenta proprio l'opposto. Quel giovedì notte io sono, non più incentrato su me stesso ma verso gli altri. Ed è proprio Gesù che ci insegna: c'è più gioia nel dare che ricevere. L'ora santa è abbastanza austera perché accompagno qualcuno che sta andando a morire, allo stesso tempo però è magnifica perché si può rientrare nella gioia dell'amore, si può amare. Quello che abbiamo raccontato finora è un messaggio d'amore, quello verso Cristo da parte di Santa Margherita Maria, ma è anche un messaggio d'amore che lei ha lasciato a noi. Ci rivediamo tra pochissimo, torniamo proprio all'interno della Cappella delle Apparizioni per portarvi davanti al corpo di Santa Margherita Maria. Quindi ci rivediamo tra pochissimo e noi ci spostiamo. Richiedici la linea quando vuoi, Antonella, l'intervista che credo sia rimasta nel cuore di molti. L'immagine di Cristo che ha bisogno della nostra compagnia e che ci dice almeno per un momento: non chiedete niente, state soltanto accanto a me. Credo che sia di una dolcezza infinita, Don Domenico, ed è anche un po' estranea al nostro modo di vivere la fede oggi, purtroppo. Sì, diciamo per coloro che non sono addetti ai lavori, tra virgolette, diciamo così, per noi è qualcosa di molto più semplice e di molto più quasi siamo chiamati a farlo. Ma io credo che sia doveroso sottolineare il fatto che tutto questo bisogna attualizzarlo, esatto, soprattutto ai giovani, certo, e ai bambini. Un bambino quando è piccolo ha bisogno dei suoi tempi. Un bambino piccolo non puoi pretendere di dargli da mangiare una bistecca, non è possibile. Bellissimo. Hai bisogno di mangiare le pappette, giusto? Allora, imparare fin da piccoli ad avere questa sensibilità di fronte all'Eucaristia. E quello che Gesù desidera da Santa Margherita e che desidera oggi a noi, nonostante che siano passati tantissimi anni, per ciascuno di noi. Da piccoli avere questa sensibilità di stare con Gesù. Perché trovando Gesù troviamo noi stessi e il nostro cuore. Senti Don Domenico, il fatto che tu insegni a scuola ci fa capire quanto poi tu sia anche sensibile proprio a questi temi, a questo ambito, ma da lì bisogna portare. Raccontare oggi la devozione e la pratica dei 9 venerdì del mese, dei 9 primi venerdì del mese, insomma, per poi attuare quelle che sono le promesse che Cristo fa, che ci portano poi tra l'altro Santa Margherita Maria molto vicina a Santa Faustina Kowalska. Sì, devo dire, mentre ti sentivo parlare mi è venuta questa associazione di immagini, poi correggimi se è un'associazione sbagliata. Ma insomma, oggi come oggi, che senso hanno e perché? E perché in un certo senso è anche doveroso recuperarle? Perché riusciamo a comprendere quello che è l'amore di Dio per noi. Un tempo fa lessi un libro bellissimo che poi è stato fatto un film che voi sicuramente conoscete, Quo Vadis. Come no? Dove Fenicio, questo romano, chiese a Pietro: Roma, i romani hanno portato a Roma il diritto,
La Grecia ha portato a Roma l'arte. Voi cristiani che cosa portate? E lo scrittore per bocca di Pietro dice l'amore di Dio infinito. Scoprire i 9 venerdì del mese è come scoprire l'amore di Dio che ha per noi. E solo così riusciamo a comprendere ed andare avanti a quelle che sono le problematiche della vita stessa. Perché oggi come oggi l'uomo ha perso la bussola, ma ha perso anche il senso di amare. Non ama se stesso e non ama neanche gli altri. Così questa devozione... È tristemente vero, purtroppo. Torniamo a Parelimonial con Antonella. Antonella, bellissima questa sottolineatura. Sei pronta? Eccola. Sì, Lucia, eccoci qui ed eccoci pronti a chiudere questo viaggio. Lo facciamo proprio dal luogo in cui l'abbiamo iniziato, la Cappella delle Apparizioni. Qui ci sono state appunto le apparizioni a Santa Margherita Maria Lacocque, ma la vedete alle mie spalle, qui è conservato il suo corpo. E al parroco di questa parrocchia abbiamo chiesto proprio qual è l'eredità e il messaggio che lei oggi ci lascia. Guardate il servizio e poi torniamo qua. Santa Margherita Maria Alacoque ci ha lasciato il messaggio dell'amore del cuore di Gesù che viene a noi. Il messaggio è molto vicino dal messaggio del Vangelo dove San Giovanni si accosta al Cristo, si avvicina al Cristo e riposa la sua testa sul cuore di Cristo. Come fare l'esperienza della vicinanza del cuore di Cristo a noi? Come fare per noi cristiani e per il cristianesimo per sentire, fare questa esperienza e essere testimoni di questa esperienza? Come nel mondo di oggi e come nella storia la Chiesa può accogliere e raccogliere quest'immenso amore di Cristo? Il Cristo qua a Parelimonial ci ha lasciato questa questo immenso amore e ci ha detto: questo amore non è abbastanza amato, questo amore vuole essere amato. E questo è il tesoro di Parelimonial. Qua, quando i pellegrini, i parrocchiani, siamo tutti quanti insieme, vogliamo avvicinarsi al cuore di Cristo dicendo: anche noi ti amiamo, anche noi vogliamo amarti e amarti di tutto il nostro cuore, perché il mondo non ti ama abbastanza, il mondo si è un po' staccato di te, del tuo amore. Qua a Parelimonial siamo già un po' come a Getsemani, siamo vigilanti con Cristo, prendiamo il tempo di essere con Lui e dobbiamo prendere tempo per lasciarsi prima di tutto di lasciarsi amare da Cristo, e poi amiamo al nostro torno il Cristo. Questo è il messaggio centrale di Parelimonial. Proprio questo è il messaggio, ed infatti entrando in questa cappella c'è scritto: quel cuore che ha amato più di tutto ed è proprio qui. E noi da questo posto appunto ti salutiamo con questo messaggio d'amore infinito che ci ha lasciato Santa Margherita Maria Lacocque. Da Parelimonial è tutto, a te la linea. E c'era molto amore davvero in tutto quello che avete fatto, Antonella, brava. Antonella Ventre con Gianni Vucai, veramente bravi. Don Domenico, ma questo cuore ci insegna veramente ad amare? Si può imparare ad amare attraverso il cuore di Gesù? Tu hai detto molto bene, imparare ad amare. L'amore non si impara, l'amore si vive. Due innamorati si guardano, due innamorati si conoscono. Non si può non conoscere Cristo se non attraverso due modi, l'Eucaristia e la sua parola. E poi vivere la propria fede attraverso atti concreti. Grazie di cuore, spiazzante risposta. Ma sono tanti i dubbi che noi abbiamo. Poi ci rendiamo conto, Don Domenico,
che l'amore va messo in circolo, come dice anche una famosa canzone, che l'amore non si può fermare alle piccole cose, che chi può deve dare. E allora permetteteci, nel ringraziare Don Domenico Romeo, che è stato qui con noi, anche di salutare la prossima ospite, Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli. Quanto amore stanno mettendo in circolo questi due con l'aiuto dei loro amici, veramente insospettabile. State con noi. Don Domenico, è stato bellissimo averti qua. Grazie. Ci vediamo grazie presto. A voi. Pubblicità.